Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Siete pronti a rivoluzionare il vostro modo di creare? Allora non potete fare a meno di scoprire questo prodotto. Si tratta delle scocche per l'interno borsa. Pratiche, versatili, adattabili a tutte le vostre creazioni. Vediamole insieme. Le scocche sono disponibili in ben tre formati differenti. La prima che vediamo è la scocca rigida Epsilon, pensata appositamente per la creazione di pochette, beauty o clutch. Le sue dimensioni sono infatti di 20 cm di lunghezza per 4 cm di altezza. Si tratta di una scocca creata in salpa rigida e con cuciture rinforzate lungo i bordi. In alto troveremo invece i fori che hanno un diametro di 4 mm, che vi permetteranno quindi facilmente di agganciare la scocca alla vostra creazione. Passiamo poi alla misura 24x12. Questa scocca per borsa è creata invece in termo indurente, quindi presagomato anche questo come vediamo con fori nella parte alta. Anche qui il foro sarà di 4 mm. L'altezza sarà di 23 cm, mentre la larghezza di 24 cm. La profondità invece sarà di 12 cm. Ed in più questa particolare scocca vi permetterà anche di foderare. Vi basterà semplicemente rivoltarla, applicare la stoffa ed attivare la colla web che trovate qui all'interno con il passaggio del ferro da stiro. Grazie al calore la colla si attiverà e potrete foderare la scocca. E per concludere abbiamo le scocche Delta, Gamma, Beta e Alfa, ben 4 misure differenti che si adatteranno perfettamente alle vostre creazioni. Anche queste realizzate in salpa rigida che conferiscono una struttura e forma alle vostre borse realizzate all'uncinetto. La salpa, il materiale in cui sono realizzate queste scocche, è un materiale ecologico che si ottiene dal riciclo degli scarti della lavorazione, una scelta sostenibile oltre che pratica. La salpa vi garantirà al tempo stesso una buona robustezza, ma anche al tempo stesso leggerezza. Non andrà infatti ad appesantire quella che è la vostra creazione. Anche in questo caso i fori sono posti in alto ed hanno il diametro di 4 mm. Quindi diverse misure che si adattano benissimo a diversi progetti. Ecco qui infatti un esempio di una borsa in cui abbiamo inserito la scocca. La differenza è sicuramente evidente, vi permetterà quindi di irrigidirla e al tempo stesso non sarà necessario foderarla. Ci sono diversi approcci, quello di inserire la scocca all'interno della borsa e poi utilizzare lo stesso cordino che si è utilizzato per la creazione per unire la scocca alla lavorazione. In alternativa potrete anche pensare di aggiungere una fodera, quindi che vada a coprire quella che è la scocca, cucendola lungo i bordi e lateralmente. Un prodotto versatile, pratico da utilizzare, perfetto anche per chi è alle prime armi. Prima di salutarvi vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, il nostro gruppo ufficiale Tessiland, TikTok, Pinterest e Instagram. E non dimenticate il nostro blog dove ogni settimana troverete tantissime risposte alle vostre curiosità. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ciao!